Ciao, benvenuto in questo video in cui andiamo a disegnare questo semplicissimo caschetto, ma lo andiamo a disegnare con le superfici. Quindi vorrei farti vedere come andare a creare una superficie, rifilarla per ottenere la forma che ti serve, da andare poi a ispessire per creare un modello tridimensionale con uno spessore. Vediamo un po' come fare. Bene, come prima cosa vogliamo andare a creare una circonferenza primitiva da andare a lavorare poi con dei comandi di superficie per andare a creare le forme che ci servono. Per andare a creare la sfera, poi, perché si tratterà di una sfera primitiva, andiamo a utilizzare uno schizzo, una curva che andremo a rivoluzionare, come abbiamo già visto in altri video, quindi a roteare intorno a un asse andando a creare una superficie. Avremo solo premura di andare già a togliere la parte di sotto in maniera da non creare una sfera chiusa, ma andare a creare già una sfera con un'apertura per andare a inserire il casco. Apriamo un nuovo disegno e cominciamo a creare uno schizzo. Lo creiamo su un piano frontale, quindi lo creiamo qui. E andiamo a creare per comodità una circonferenza che poi andremo a tagliare successivamente. Quindi vado a prendere il comando Center Diameter Circle, vado nel centro e mi creo la mia circonferenza. Non sto a guardare le dimensioni, se volete metterle semplicemente utilizzate il comando Sketch Dimension, premete sulla circonferenza e andate a dire per esempio che la volete di 150 mm, dico a caso. Bene. Ora per andare già a tagliare la nostra circonferenza in maniera che ci rimanga solo una porzioncina che andremo poi a rivoluzionare su un asse che possiamo già andare a disegnare con un comando linea, questo sarà il nostro asse di rivoluzione, e andiamo a premere Construction per renderlo una linea di costruzione, quindi che non andrà a intaccare la nostra geometria. Andiamo ora a tagliare con un comando specifico il nostro schizzo. Prima però dobbiamo andare a creare una specie di coltello, quindi un segmento, in questo caso utilizziamo il comando linea, da andare a posizionare circa nella posizione che ci interessa, potremmo lasciarlo qui, da utilizzare poi come entità che ci va a dividere in due la nostra circonferenza utilizzando il nostro comando trim all'interno di Modify. Quindi seleziono Trim, avendo messo questa linea che mi va a interrompere la mia circonferenza, vedete che posso selezionare i due lembi che sono uno, questo qui, e l'altro, questo qui sotto. Ed è questo qui quello che voglio andare a togliere. Quindi ci clicco sopra e me lo cancella. A questo punto il mio coltello non mi serve più e me lo vado a cancellare. Vado però a trimmare, quindi a tagliare con le forbicine anche la parte destra che questa volta è interrotta dalla mia asse di simmetria perché non mi serve, voglio semplicemente andare a mantenere questa qui. Questa qui è la linea ora che andremo a rivoluzionare con un comando superficie. Se ti ricordi, il comando Revolve nell'ambiente solido aveva bisogno di un profilo chiuso, nelle superfici, col fatto che stiamo andando a disegnare delle entità spessore 0, non abbiamo bisogno di uno spessore, di un'area, abbiamo bisogno semplicemente di una linea. Quindi questa è un'entità più che sufficiente. Andiamo nell'ambiente Surface, che con la nuova UI, con la nuova interfaccia di Fusion troviamo qui, utilizziamo il comando Create Revolve. E andiamo a selezionare il profilo che vogliamo andare a rivoluzionare. Qui lo chiama profilo, ma in realtà nelle superfici è un'entità, una linea, un arco, qualsiasi cosa. Voglio selezionare l'asse di rotazione, è questo qui. Andando a selezionarlo con una rotazione di 360 gradi mi si va a creare la mia cupola, quindi la mia sfera tagliata. Premo ok e ho creato ora all'interno di Bodies una superficie che è quella che mi servirà per continuare il nostro progetto. Il passo successivo è quello di andare a creare uno schizzo di rifilatura che utilizzeremo per andare a creare quella che potrebbe essere l'apertura del nostro casco, quindi una cosa di questo tipo. Andiamo a vedere come farlo, torniamo nel nostro progetto, eravamo rimasti qui, torniamo nel front. Dobbiamo andare a fare uno schizzo, che in questo caso sarà questo schizzo qui, quello che vedi illuminato, che ci servirà appunto per andare a creare la nostra apertura. Creiamo quindi uno schizzo sul frontale, lavoriamo sempre in simmetria, quindi mi vado già a creare una linea di simmetria che mi sarà molto utile per andare a specchiare il mio schizzo e vado a crearmi ora uno schizzo a piacere in funzione della forma che voglio andare a creare per la nostra apertura. Poi potrei utilizzare una spline, per esempio. Quindi Fit Point Spline all'interno di Sketch, qui in Create, vado a premere un punto a caso e comincio a disegnarmi quello che potrebbe essere il profilo dell'apertura della mia maschera. E vado a interrompermi sull'asse di simmetria, perché? Perché così mi basta disegnarne a metà,
e poi andare a specchiare lo schizzo dall'altra parte. L'unica cosa che ti consiglio è andare a prendere, se hai utilizzato una spline, andare a prendere la linea di controllo, quella in prossimità dell'asse, e andare a creare un comando horizontal. In questa maniera la curva si andrà a congiungere con l'asse di simmetria in maniera tangente, quindi non mi andrà a creare delle spigolosità quando andrò a fare il mio specchio. Ora posso andare a controllare la mia spline per rimettermela poi nella posizione che preferisco, creare la forma che più mi interessa. Andiamo a creare ora un comando di specchio per andare a specchiare questo profilo che abbiamo creato identico dall'altra parte. Il comando lo troviamo all'interno di create mirror, comando specchio, si chiama mirror. Seleziono la mia spline qualora non l'avessi già selezionata, e mirror line è la linea che abbiamo creato appositamente per creare il nostro specchio. Ora abbiamo un profilo che è questo qui, che ci permette di andare a tagliare la nostra superficie. Andiamo a vedere come fare. Ora come facciamo ad andare a tagliare la nostra superficie con lo schizzo che siamo andati a creare appositamente? Andiamo all'interno di Surface, creiamo un'estrusione del nostro schizzo che siamo andati a creare appositamente e andiamo a tirare in modo che abbia un'intersezione con la nostra superficie da andare a tagliare, e creiamo una superficie che sarà una superficie di taglio, quindi una superficie che utilizzeremo per andare a utilizzare il comando trim, che ci permette di andare a selezionare un trim tool, che in questo caso è la nostra superficie creata appositamente come coltello, e andare a selezionare tra le due parti che va a intersecare, quindi quale vogliamo andare a cancellare. In questo caso possiamo selezionare o la parte, quella che in realtà ovviamente vogliamo mantenere, oppure questa parte qui che vogliamo andare a tagliare. Quindi una volta selezionata, premo ok, mi nascondo il mio trim tool e ho così la mia superficie che è stata sagomata in funzione di cosa? Se ripetiamo, del nostro schizzo che siamo andati a creare. Quindi io ora potrei andare a modificare addirittura in tempo reale il mio schizzo, e il mio trim mi va a ricalcolare la posizione del taglio e quindi mi va a modificare la mia forma. Quindi molto comodo per andare poi a creare magari degli aggiustamenti in tempo reale, andare a semplicemente modificare la forma a piacere. Bene, ora non ci rimane, per quanto riguarda il casco, di andare a ispessire la superficie, perché come ti ho già spiegato diverse volte, le superfici sono entità spessore zero, quindi non esistono nel mondo reale. Se noi volessimo andare a produrre questo casco per qualsiasi ragione, stamparlo in 3D o altre situazioni di produzione, dovremmo sicuramente andare a dare un volume. Il comando che ci serve è all'interno di create e si chiama thicken. Quando thicken, appunto, va a selezionare una superficie e va a ispessirla creando un volume. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Selezionare una faccia, utilizzare la freccina per andare a dare uno spessore o all'esterno o all'interno di x millimetri. In questo caso facciamo 3 mm. E ora la nostra superficie, che prima era body e si vede dall'icona, era una superficie, è diventato un corpo, quindi ha uno spessore di 3 mm e rotti, quelli che siamo andati a dare. Bene, ora se andiamo a vedere nell'esempio che vi ho mostrato subito, abbiamo anche una visiera. Come andiamo a creare una situazione di questo tipo? Nello stesso modo in cui abbiamo creato il casco, quindi andiamo a creare una superficie in rotazione, magari utilizzando anche lo stesso schizzo, quindi andiamo a recuperare lo schizzo 1, andiamo a creare un'ulteriore superficie in rotazione, utilizzando appunto il profilo dello schizzo 1 sull'asse sempre uguale. E andiamo ora a utilizzare questa nuova superficie per rifilare solamente la porzione della visiera. Visto che la nostra visiera non sarà un casco, dobbiamo prima di tutto andare a dividerla in due in modo da avere solo la parte davanti. Possiamo utilizzare addirittura i piani d'origine per fare questa cosa. Utilizziamo direttamente il comando trim. Come coltello utilizziamo uno dei nostri piani, quello che divide la nostra superficie in due, e andiamo a tagliare una delle due metà. Così abbiamo solo la parte davanti che è più che sufficiente per la nostra visiera. Ora andiamo a fare uno schizzo su un piano frontale, in maniera da poter creare uno schizzo, magari con una spline, che utilizzeremo per rifilare la nostra superficie e creare effettivamente il profilo della nostra visiera. Vi consiglio sempre di, quando siamo in prossimità della linea di mezzeria, andare a selezionare la linea di controllo e fare un horizontal, così vedrete che la curvatura sarà molto più esteticamente, insomma, corretta, con una bella tangenza. E andiamo a creare un comando di mirror come abbiamo fatto prima. Quindi seleziono lo schizzo e seleziono la linea di mezzeria, che è sempre questa qui. Premo ok. Ora abbiamo uno schizzo, non ci rimane che andare a creare un'estrusione che fungerà da taglio. Selezioniamo tutti e due, premo ok, e
E ora col comando trim vado a dire utilizzami questa estrusione che ho appena creato per andare a tagliare la parte che non mi serve di superficie, che è questa qui. Mi nascondo la mia superficie di trim, mi nascondo anche lo schizzo che non mi serve più, mi riattivo il mio casco e vediamo che ora ho la mia visiera che ha la forma rifilata secondo lo schizzo. Ovviamente posso riattivarmi lo schizzo e andare poi a modificarmi la mia visiera in maniera da crearmela un po' secondo come mi piace di più, per esempio una cosa del genere. Questa visiera poi, se voglio andare a creare un modello solido, non mi rimane che andare a ispessirla nuovamente con un comando create thicken, seleziono la superficie, vado a darmi uno spessore interno, ovviamente, perché sennò mi si va a intersecare con il corpo del casco, e così sono andato a creare anche la mia visiera. Andiamo a vedere come creare qualche dettaglio un po' per rendere la situazione un po' più bella, un po' più estetica, un po' più rifinita. Per esempio, possiamo andare a creare, ora siamo nell'ambiente solido, quindi non siamo più nell'ambiente superfici, possiamo andare a creare con un comando F, un comando di fillet, quindi un comando di raccordo, andare a prendere per esempio questi due profili e andare a raccordarli con un raggio di 1 mm e creare un po' una curvatura. Ma andiamo a vedere cosa più interessante, come andare a creare a sto punto dei dettagli sul nostro casco che abbiamo utilizzato, quindi un po' questi profili, spessoramenti così. Per farlo possiamo utilizzare bene o male la stessa tecnica del trim, ma invece che andare a tagliare andremo a incidere la superficie del nostro casco per creare un profilo che possiamo poi andare a estrudere. Il concetto è quello di andare a creare uno schizzo, che potrebbe essere uno schizzo di qualsiasi forma, quindi possiamo andare per esempio a fare un cerchio qui e andare a inciderlo sulla superficie del nostro casco. Per andare a farlo abbiamo lo stesso comando sia all'interno di Surface che di Solid, quindi è lo stesso identico, che si chiama Split Face. Comando all'interno di Modify, lo troviamo nei Modify di entrambi gli ambiti di modellazione, si chiama Split Face. Split Face ci permette di andare a selezionare la faccia che vogliamo andare a incidere, lo Splitting Tool, quindi lo strumento di incisione, e andare a premere OK. In questa maniera non siamo andati a fare un taglio, non siamo andati a sezionare, a dividere il nostro corpo, ma semplicemente abbiamo creato questo cerchio inciso sulla nostra superficie. A cosa ci serve ora? Ci serve che possiamo andare a selezionarli entrambi e andare a creare un comando di press pull che ci permette di estruderli in fuori, tirarli in fuori. Quindi per esempio possiamo andare, oppure anche in dentro, possiamo anche andare a fare o delle cave, o dei solidi che vengono in fuori, per esempio di, possiamo fare 1 mm. E quindi così possiamo andare a creare dei dettagli anche su delle superfici molto curvilinee, molto complesse da andare a rifinire in maniera molto semplice in realtà. Per esempio ci mettiamo di nuovo sul frontale, andiamo a fare un ulteriore schizzo sul frontale, questa volta andiamo a fare un comando di spline e andiamo a fare una cosa di questo tipo. Poi creiamo una linea di mezzeria e andiamo a creare uno specchio di questa spline, quindi niente di nuovo, l'abbiamo fatto finora. Ora questi schizzi li andiamo a incidere sulla superficie del nostro casco utilizzando il comando split face, quindi vado a selezionarlo, seleziono la mia faccia e vado a selezionare prima uno e poi l'altro, lo riattivo perché me lo nasconde, quindi seleziono l'altra parte, seleziono di nuovo l'altra spline e mi sono andato a creare così un'incisione di questo tipo che mi va, attenzione, a scorrere per tutta la superficie che ho selezionato, quindi se voglio delimitarla ulteriormente dovrò andare a fare delle ulteriori incisioni per creare delle facce più piccole su cui lavorare. Ora stiamo lavorando su tutta la cupola del nostro casco, però già così potrei andare a fare quindi un comando Q, che è il comando press pull di cui ti parlavo prima, e andare a creare un'estrusione in fuori o in dentro del nostro profilo, quindi andare a creare poi dei dettagli. Vedi che già in 5 minuti abbiamo creato una cosa già molto più dettagliata di prima. Quindi immagina lavorandoci un po' di più, facendo tutti degli split, andando ad aggiungere un po' di dettagli qua e là, possiamo creare sicuramente un casco veramente rifinito. Per questa lezione sulle superfici è tutto. Ci vediamo nelle prossime lezioni in cui andiamo a scoprire nuovi modi per creare modelli 3D all'interno di Fusion.